qui passiamo sotto. No, 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 eviterei di passare sotto. Ma guarda che... no, ma lo sanno, noi abbiamo chiesto autorizzazione. Dio, non facciamo, non facciamo il cerico. Ci arrestano. Eviterei, chiediamo qui un chiusore, stop, il nostro del piano. Non voglio fare cose che siano... No, assolutamente. Quindi domani comincia sostanzialmente la campagna elettorale. Perché oggi sono 4 anni della sua, quando è sceso con le scalette. Quindi domani è... Il lancio della campagna. Eccoci. Ministro, com'è andata, ministro? Mi permetto di dire benissimo. No. Contro molto costruttivo. Mi ha parlato sicuramente di valori, quindi di Iran, di Cina, di democrazia, di diritti umani, dell'Unione Europea che sta cambiando, ma anche di business. Ho ribadito non il diritto ma il dovere del governo italiano di poter tagliare le tasse alle imprese e alle famiglie sul modello americano, per poter competere ad armi pari e per poter allontanare alcune lusinghe economiche che arrivano da Pechino e dintorni. Penso che siamo d'accordo sul 99% della visione del mondo e di quello che verrà. Il vicepresidente si è augurato, e questo mi fa piacere, di lavorare e collaborare a lungo con me e col governo italiano, quindi l'auspicio è reciproco. Avete parlato anche di dazi, visto che manca quel 1%, quali sono le cose su cui si deve eventualmente lavorare per migliorare? Obiettivo comune penso sia di tornare a buoni rapporti con la Russia, ovviamente nella scala delle priorità il pericolo della prepotenza cinese e del nucleare iraniano viene prima di tutto il resto, e quindi, però penso che sia obiettivo comune di avere buone relazioni. Io continuo a ritenere che il sistema sanzionatorio possa e debba essere superato. È vero che anche la Russia deve dimostrare di fare dei passi in avanti, però ripeto, è un particolare che non mette in discussione l'insieme, perché abbiamo una visione comune del futuro dell'Europa, del futuro dei rapporti commerciali. Abbiamo parlato di aerospazio, di collaborazione fra aziende italiane e aziende americane, sul programma Luna 2024, sul programma di aggiornamento della difesa, sugli investimenti per la marina, per l'aeronautica, sulla presenza commerciale e industriale reciproca in Italia e negli Stati Uniti. Quindi penso che sia un'ottima base di partenza, anche perché mi sembra di poter dire, poi chiedete alla controparte, che però l'Italia sia il paese più attendibile, coerente e credibile come sponda di dialogo degli Stati Uniti in Europa, visto che altri a Berlino e a Parigi hanno dimostrato altre idee e altre volontà. Ha ricevuto rassicurazione sulla possibilità di dazi alle imprese europee? Abbiamo parlato di uno sviluppo soddisfacente per entrambi, per il business, e quindi abbiamo parlato di un'Unione Europea che ha fatto poco e male in passato, penso all'Africa, e questa è una condivisione comune. Conto che le aziende italiane, e ribadisco italiane, possano essere al riparo da eventuali dazi o da eventuali problemi. Se altre aziende di altri paesi europei non avranno la stessa fortuna, non è un mio problema. Ministro, c'è un punto chiave su... No, ma c'è sempre un 1% su cui discutere, altrimenti sarebbe noioso. Però a detta di entrambi non siamo mai stati così vicini, fra Italia e Stati Uniti. La stretta di mano con Trump c'è stata? No, c'era in agenda il vicepresidente, che aveva peraltro una delegazione di altissimo livello, e quindi è stato un ottimo punto di partenza. Per me è la prima volta alla Casa Bianca, anche emozionante, se devo confessarlo. Ci siete discussi a un anno dalla visita del Premier Conte qui. C'è stato modo per fare un bilancio dagli occhi americani dell'attività di governo italiano? Se il vicepresidente della più grande democrazia del mondo si augura di lavorare
con me e il mio governo ancora per tanti anni, penso che sia il riconoscimento del fatto che la soddisfazione è reciproca. Io mi sono permesso in piccolo di ricordare che la notte dell'elezione di Trump io e il mio movimento eravamo forse gli unici in Italia che tifavamo per l'attuale presidente, visto che il 99% del resto del panorama politico era orientato altrimenti, e quindi questo comunque mi sembra che sia assolutamente presente all'amministrazione. Quando lei dice che le imprese italiane saranno al riparo dai dazi, chi l'ha detto, il vicepresidente Pence, questo? Questo è un mio obiettivo. Questo è un mio obiettivo. Quanto ha pesato la Cina nel suo momento con il vicepresidente? Beh, insomma, la preoccupazione non la scopro io. Per la sicurezza e per l'intero impianto di valori occidentali ho ribadito che il business si ferma quando cominciano i diritti, e su questo la battaglia è comune. Ho ribadito sicuramente che se l'Europa allenterà i suoi vincoli finanziari sarà più facile per noi e per altri paesi europei dire dei no, perché è chiaro che se Bruxelles ci lascia alla fame è complicato dire dei no, che noi diremo in ogni caso, perché con la Golden Power si può mettere potere di veto a eventuali scalate. Però il senso che ho comunicato al vicepresidente Pence, penso abbia capito, che se ci lasciano fare l'Italia non abbiamo paura di niente, di nessuno, e quindi contiamo sul buon senso di Bruxelles, tutto qua, e pensiamo di avere negli Stati Uniti un alleato importante sulla via di questo buon senso. Ministro, sul fronte importante anche degli investimenti che avvengono in Italia dagli Stati Uniti, c'è un messaggio che può dare alla luce anche dell'incontro che ha avuto la Casa Bianca? L'Italia ha un governo stabile che ha come priorità quella di abbassare le tasse. Se ce lo permettono nel rispetto dei vincoli siamo felici, se no le tasse le abbassiamo comunque. E quindi l'unico messaggio che interessa agli investitori è avere un paese efficiente dove pagare di meno rispetto a quello che si paga oggi, ed è l'obiettivo della prossima manovra economica. Quindi in caso anche in deficit, se necessario. Noi abbasseremo le tasse, con le buone o con le buone. Non facciamo una manovra economica per tirare a campare, questo è poco ma è sicuro. Io faccio una manovra economica, metto la mia faccia e la mia firma a una manovra economica che abbassa le tasse, non a tutti ovviamente, ma a tanti italiani. E non prendo neanche in considerazione l'ipotesi che non ci sia permesso di farlo. Il debito italiano è una preoccupazione anche qui in America. Recentemente lo stesso Dipartimento del Tesoro ha considerato l'Italia tra i paesi come quelli a rischio per quanto riguarda gli investimenti, proprio a causa di questo debito così elevato. È stata sollevata preoccupazione? No, non abbiamo parlato di debito. E comunque avrei risposto che l'unico modo per ridurre il debito è abbassare le tasse. Lei prima grazie parlato. Matteo! Ciao. Ha detto che nel caso di un'interferenza di un governo straniero per fornire informazioni su un avversario. Diciamo che c'è totale sintonia su come muoversi a livello internazionale fra il governo italiano e il governo americano. Poi mi limito a questo, ovviamente. Vuol dire che lei le accetterebbe? Per me c'è l'Italia first, America first, Italia first, la coincidenza di interessi è evidente. Diciamo che dopo anni di strapotere franco-tedesco, forse anche a Washington hanno capito che in Europa c'è un'alternativa allo strapotere franco-tedesco. E quindi noi accettiamo buoni consigli, e non solo buoni consigli, da chiunque. Ministro, l'ultima domanda, lei ha accennato prima l'idea del sogno, no? il sogno americano, certo. Il sogno dell'America è l'emozione che lei ha avuto oggi alla Casa Bianca. Che emozione porta in Italia? Che tipo di visione porta in Italia? Torno in Italia con una carica bestiale, nel senso che l'amministrazione Trump, contro tutto e contro tutti, ha dimostrato che si può tornare a sognare in grande. E quindi non mi accontento di un'Italia che cresce dello 0, e se ci sono regole europee che mi impediscono di uscire dalla gabbia, faccio di tutto per cambiare queste regole europee. Comunque l'Italia dalla gabbia ci esce, cioè si rassegnano, l'Italia non si rassegna allo 0, non sarà facile, però vogliamo una crescita dell'1, del 2, del 3, e l'unico modo per ottenerla è abbassare le tasse. Ministro,
ho incontrato anche alcuni rappresentanti che hanno portato al centro del dibattito americano l'ipotesi di flat tax e di riforma fiscale, quindi è quello su cui stiamo lavorando giorno e notte, fatto salvo il controllo dell'immigrazione, di cui però abbiamo ormai parlato marginalmente, per fortuna, perché è un problema ormai di ridotte dimensioni, anche se c'è sta nave della ONG, come ha detto, ha fatto ricorso addirittura al TAR del Lazio con un ricorso di 40 pagine. Devo dire che per essere una ONG di volontari che passa il tempo a salvare vite, riuscire a mettere giù un ricorso di 40 pagine con gli avvocati al TAR del Lazio, vabbè, ognuno impegna il tempo come ritiene, però l'emergenza è rilanciare l'Italia dal punto di vista economico. Voglio, spero di tornare qua la prossima volta con un'Italia che cresce non dello 0, ma dell'1 virgola o del 2 virgola. È l'unico modo. Quanto pensa di ritornare? Ma, spero di incontrare parte di amministrazioni in Italia, almeno l'invito che ho fatto a qualche esponente è in Italia, quindi spero che sia reciproco. Mi piace comunque. Sono strafelice dell'accoglienza ricevuta in queste ore, riprendo l'aereo assolutamente soddisfatto, un po' scombussolato come fuso, ma soddisfatto. Ministro, parlando di immigrazione, che è uno dei punti di convergenza tra l'altro tra lei e l'amministrazione Trump, abbiamo visto la linea che lei sta adottando molto decisa per quanto riguarda gli arrivi via mare, c'è però una questione più dirimente che potrebbe essere gestita a livello europeo, che è quella di Dublino. Avrà letto le notizie degli ultimi giorni anche rispetto al fatto che vengono rimandati in Italia, perché quelle sono le regole ancora in piedi. Allora, lei intende fare una battaglia vera sul cambiamento di Dublino, anche a costo di andare contro quelli che sono i suoi alleati europei, penso all'Ungheria, alla Polonia, che come sa sono contro la redistribuzione? Sì, la facciamo, anche se onestamente i numeri non ci sono, perché non interessa a nessuno tranne che i paesi del Mediterraneo. Io ho parlato col collega maltese, forse siamo noi i maltesi, eventualmente spagnoli e francesi, da Lugano in su non penso che ci siano molti paesi interessati, al di là dei populisti o dei mica populisti, ma... e comunque l'obiettivo è quello di controllare gli ingressi più che di redistribuire. Ho come il dubbio che la riforma di Dublino non avrà mai i numeri sufficienti per passare, noi ci riproviamo per carità di Dio, però non punto su quello come soluzione del problema. È molto interessante invece, e poi la chiudo, l'idea di un'immigrazione qualificata, di cui abbiamo parlato con l'amministrazione Trump, fondata sul merito, sui titoli, sulle necessità del paese ospitante. Questo è un modello che da domani approfondisco al Viminale, cioè l'immigrazione per merito, per titoli, per numeri, quindi questa è un'immigrazione positiva che porta valore aggiunto, non quella dei barconi. Ministro, sui rimpatri, l'Istat ha detto che per rimpatriare tutti gli irregolari ci vorranno 100 anni. Ma intanto abbiamo ridotto dell'87% ad oggi l'arrivo di nuovi irregolari e per la prima volta dopo anni abbiamo più espulsi che arrivi. È chiaro che su questo l'Unione Europea, sì, su questo può essere efficace, perché gli accordi commerciali con i paesi terzi, penso alla Nigeria, penso al Pakistan, alla Costa d'Avorio, al Bangladesh, se conterranno delle clausole di riammissione ci permetteranno di accelerare su questi rimpatri, perché un paese da solo, l'ho visto in questi mesi, fa fatica a ridiscutere queste cose. L'Unione Europea ha 27 e ha più potere contrattuale, evidentemente. Per quanto riguarda il ricorso della Sea Watch, ne stava parlando.